ai microfoni del nostro sito Andrea Ballarè, consigliere comunale, e poi dammi l'ultima carica che ti hanno dato alla Comunità Europea, qual è? Membro del Comitato Europeo delle Regioni. Ecco, così sappiamo cosa fa e chi rappresenta. Lavoro anche, faccio il commercialista, allora, che altro. Vabbè, però, però. No, no, nella politica ormai è un hobby, per fortuna. Allora, stamattina avete presentato una mozione urgente per quanto riguarda le riunioni nelle salette dell'ex consiglio di quartiere. Ci vuoi dire qualcosa, visto che la maggioranza ha votato contrariamente a quello che tutti quanti noi ci aspettavamo? Ma sì, abbiamo presentato questa mozione urgente che nasce dalla richiesta da parte di una serie di associazioni, ma sono tante, non sono poche, di ogni genere grado, quindi dalle associazioni culturali che fanno teatro fino a quelle che si occupano del socio assistenziale, quindi che suppliscono alle carenze del sistema pubblico su certi fronti. Ebbene, queste associazioni ci hanno chiesto di intervenire perché l'applicazione che questa amministrazione sta facendo di regolamenti che erano già esistenti, quindi non è che hanno modificato niente, è un'applicazione un po' sui generis. Ha determinato il fatto che a parità di condizioni ci sono alcune associazioni che pagano tanto, alcune che invece vanno gratis, ci sono alcune associazioni che ottengono la sede di quartiere, altre invece non ottengono. C'è una sperequazione. Non si capisce bene quale sia il criterio che viene applicato e del perché ci siano delle differenze sostanziali tra una associazione e l'altra che si occupa delle stesse cose. Naturalmente stiamo parlando sempre di associazioni senza scopo di lucro, sì, sì, sì. E quindi associazioni che contribuiscono alla vita sociale della nostra città. Inoltre hanno introdotto due meccanismi che sono folli. Il primo meccanismo è la richiesta di pagamento anticipato di 2 anni di questo canone di locazione, quando tutti sappiamo che chi fa parte di un'associazione paga la propria quota quando va bene alla fine dell'anno, quindi sì, a consuntivo. Quindi ci sono molte associazioni che non hanno un patrimonio che gli consenta di pagare anticipatamente 2 anni all'amministrazione comunale, primo. E secondo, la richiesta che ogni volta che viene utilizzata la sede da parte dell'associazione bisogna riportare le chiavi. Quindi anche qui c'è tutti i giorni avanti e indietro con questa chiave rispetto all'ufficio comunale. Tutte novità che prima non c'erano e che prima si mettevano le associazioni tutte sullo stesso piano, infatti nessuno si lamentava. Oggi la situazione è questa, c'è una grossa disparità e quindi noi abbiamo chiesto al sindaco di mettere mano a questo regolamento e di riportare la situazione ad una situazione di equanime trattamento. L'ideale sarebbe che fosse gratis per tutti, che fosse gratuito per tutti, perché comunque le associazioni svolgono un ruolo per la società, oppure se non si potrà fare gratuitamente per tutti, mettere delle condizioni che siano un canone che sia sostenibile e anche le modalità di pagamento sia sostenibile, perché il risultato di questo regolamento è stato che alcune associazioni non vanno più nelle sedi di quartiere e hanno cercato altre sedi e quindi il comune in questo caso specifico ha perso le entrate, ma quel che più ci sono alcune associazioni che hanno smesso di lavorare, hanno smesso di fare la propria attività perché non sono più in grado di reggere questo sistema che è stato messo in piedi. Spiace constatare che oggi la maggioranza, presenti molte persone, molti cittadini che fanno parte di queste associazioni, la maggioranza ha deciso di votare contro una richiesta che è logica, non è politica, cioè gli abbiamo detto vale, se si può fare gratis bene, se non si può fare gratis fatelo, ma almeno vale per tutti. La maggioranza ha deciso di votare contro, adesso il sindaco ha detto che si farà una commissione, vediamo se riusciremo ad arrivare alla soluzione del problema. Parliamo di... Stamattina c'è un articolo sulla stampa che nell'ultimo periodo allo Sporting di Novara si sono verificati tantissimi furti. Mi chiedo e ti chiedo, ma come mai non si è pensato, perché io ho fatto anche la conferenza stampa con l'assessore Perugini, come mai non si pensa di fare proprio una vera vigilanza tipo CIVIS oppure Mondiapoli? Costi? Ma questo dovresti chiederlo all'assessore Perugino. Te lo chiedo sì, a te, io chiedo anche una tua valutazione. Fino a quando noi abbiamo governato di questi casi io non me ne ricordo onestamente, forse c'è stato una volta, ma era tutto molto più contenuto. Adesso c'è stata questa esplosione, non saprei, penso sia un problema di costi.
mi pare che oggettivamente il trattamento che stanno subendo le strutture sportive della nostra città non è dei più felici in quest'epoca. La piscina che non ha, il palazzetto dello sport del Paradallago che è stato chiuso, adesso speriamo che facciano questi lavori, lo Sporting che ha questi problemi, il campo d'atletica che continua a non essere utilizzabile dai cittadini. Cioè, mi sembra che ci sia un po' di disattenzione rispetto a questi luoghi, che sono luoghi frequentati dai cittadini e che meritano un'attenzione particolare. Sono anche luoghi aggregativi. Certo, sono luoghi in cui, certo, luoghi frequentati dai cittadini in cui si aggrega, in cui si cerca di dare una qualità della vita, no? alle persone con lo sport. E io spero che affrontino il problema dopo una denuncia che c'è stata sul giornale. Spesso e volentieri mi pare di capire che se la notizia va sul giornale allora si muovono, altrimenti tutto tace. A proposito di giornale, sottoscritto ha fatto pubblicare dalla Stampa venerdì scorso un articolo inerente ai rifiuti a Novara. Dopo l'articolo io ti dico la cronologia come si è verificata dopo l'articolo. Dopo l'articolo il presidente dell'ASSA Policaro si è presentato qua dal sindaco, no? Ha conferito col sindaco, dopodiché hanno fatto un altro comunicato stampa dicendo che nell'arco dell'anno hanno fatto 865 interventi, roba che io non posso controllare perché lui mi dà un dato, ma io l'altro dato di raffronto non ce l'ho. Certo. Tengo buono il suo dato, mi dice queste cose qua, però la domanda che mi sorge spontanea: quante multe hai applicato? Perché sull'articolo dici che la maggior parte di questi rifiuti è stata fatta a Santa Gabbia, quante multe hanno applicato i tuoi ispettori ai residenti di Santa Gabbia? Credo che di multe nella zona di Santa Gabbia non se ne siano verificati. Il fatto che io per 2 settimane di fila sia Policaro che al direttore Zagnoli abbia detto per 6 volte di fila determinate zone erano piene di rifiuti, si sia intervenuto solo dopo 2 settimane dopo l'articolo e non si sia intervenuto prima, anche lì mi fa riflettere su questa problematica qua, che non c'è proprio più il famoso 48 ore tanto decantato ma mai applicato. Come la vedi tu che sei all'opposizione? Ma io la vedo in confronto rispetto a quello che avevamo fatto noi. Il problema l'abbiamo avuto anche noi all'inizio, ma poi l'avevamo, diciamo, risolto, perché non so se vi ricordate, veramente era stata istituita all'interno di ASSA una squadra di pronto intervento sotto la guida di Basile, cioè, che a fronte della segnalazione da parte del cittadino interveniva veramente nel giro delle 24-48 ore. Ma in realtà la differenza fra questa amministrazione e la nostra amministrazione, la struttura dell'asse è sempre la stessa, è sempre positiva, quindi non si discute, il problema sta nel vertice. Il nostro vertice era rappresentato da Marcello Marzo, che è un top manager e che sapeva come si gestivano le aziende. In questo caso specifico non saprei dire. La differenza era che noi facevamo un'azione di prevenzione, cioè si andava nelle case dove abitavano le persone che si sa che abitualmente scaricano mobilio in strada, si andava a beccare coloro che svuotano le cantine, che fanno questi tipi di lavoro diciamo tipo abusivo, perché si sa dove sono, si sa esattamente chi è che fa queste cose, li andavamo a prendere e si faceva un lavoro di questo genere, per cui c'era un lavoro a monte di prevenzione. Infatti il numero di sversamenti, il numero di discariche abusive si era ridotto fortemente. Oggi questa cosa invece non avviene più, si è reinvertito il trend ed è sta aumentando esponenzialmente. Mi viene da dire che purtroppo questo avviene sempre quando c'è un'amministrazione di stampo di centrodestra, non so perché, ma il cittadino quando c'è un'amministrazione di destra si immagina che le regole, a differenza di quello che dovrebbe sembrare, le regole si possono applicare più o meno.
Questo vale per lo spartimento dei rifiuti, vale per i parcheggi in pieno centro, vale per il rispetto delle regole in generale. Guardate oggi il centro, è pieno di macchine, sembra di stare a Indianapolis. Piazza Puccini si è trasformata in un parcheggio ed è una zona pedonale. Andate in giro il sabato sera in pieno centro e vedete macchine parcheggiate sulle strisce pedonali, nelle aiuole, dappertutto. E nessuno controlla, nessuno dà sanzioni. Perché? Perché non si immagina non perdere consenso, si immagina non perdere consenso, si immagina che dando una multa tu, questo qui dice questo qui non mi vota più. Allora, premesso che si voterà fra un po' di tempo probabilmente, e quindi direi che il problema non sussiste, ma il problema è che tu non perderai il voto di quello a cui non dai la multa, ma è certo che perdi il voto a tutti coloro che rispettano le leggi e le norme e si vedono invece questi altri che non le rispettano. Quindi questo è il problema. Mi auguro che diano una stretta veloce a questa vicenda, perché Santa Gabbia, che è un quartiere che ha già tanti problemi e non lo vedo bene nel futuro, visto le idee di riqualificazione che il sindaco ha, dove ha intenzione di portarci camion di nuovo, invece di riqualificare come abbiamo fatto, come hanno fatto le ultime tre amministrazioni, quindi non è che è un problema politico, no? Le ultime tre amministrazioni hanno riqualificato Santa Gabbia facendo cosa? Portando il palazzetto. Giordano te. Certo, portando il palazzetto, portandoci l'albergo, portandoci l'università, costruendo il PISU, che adesso spero non mi lasciano andare in malora, ma certamente lo rimetteranno in pista. Quindi portando delle cose nuove, no? Delle cose aggregative, non delle imprese, cose impattanti, chimiche, cose di questo genere. No, adesso il sindaco Canelli, siccome ha la fregola di dover recuperare degli spazi, cosa vuole? Vuole portarci la logistica. Così i cittadini di Santa Gabbia si troveranno i camion di nuovo che sfrecciano per le vie di Santa Gabbia, o se non la via principale, la via secondaria, e facciamo il passo indietro di 20 anni. Ecco. In Santa Gabbia ha bisogno di un'attenzione particolare, ha bisogno di investimenti particolari sulle periferie, i fondi governativi ci sono, peccato che il sindaco abbia deciso di destinarli in altro. Abbiamo andati al quartiere della Bicocca, che è proprio diciamo periferia, non è, è un quartiere, bene messo a posto. Poteva dedicarle a Santa Gabbia, poteva dedicarle alle zone più difficili, non sono stati in grado di fare il progetto che potessero andare bene. Sulla questione sicurezza, poco fa mi dicevi macchine parcheggiate sulle aiuole, il non rispetto delle regole. Si è tanto decantato qualche mese fa il problema delle prostitute, no? Con un'ordinanza fatta dal sindaco, diceva, vedrete che dopo l'ordinanza diminuiscono le prostitute a Novara. Io e qualche altra persona siamo andati alle 22.30 in giro per Novara, abbiamo preso la tangenziale, siamo usciti in fondo a Corso Vercelli, a partire dalla Barilla, facendo Barilla, Corso Vercelli, Viale Giulio Cesare, Viale Curtatore, tutta Ferrucci, fino a Anzuri. Ho controllato, ci sono e c'erano 157 tra viados, prostitute di colore e prostitute bianche. 157. Non abbiamo trovato nessuna macchina delle forze dell'ordine in un'ora e mezza che abbiamo girato le vie. Domanda: ma questa applicazione che dovrebbe essere in atto, perché non viene applicata dalle forze dell'ordine? Ti dirò di più. Non sarà mica anche il fatto che le forze dell'ordine, in questo caso la questura, abbiano una controversia col questore di cui hanno chiesto il trasferimento al prefetto, perché ha spostato 140 persone, non ci sono più uomini per mandarli in pattuglia? Credo proprio di no. Ti chiedo, come ex sindaco, ma la sicurezza Novara, se continua così, cosa facciamo? Ma qui stiamo facendo un bordello in mezzo alla strada? Passi indietro da gigante stiamo facendo. Che addirittura appena sotto il cavalcavia di Santa Gabbia, sono lì, prima erano in fondo. Ma le vedo anch'io. Allora, premesso che credo che questo tema sia un tema di carattere sociale e umanitario, innanzitutto. Noi nel nostro gruppo abbiamo Elian Paloni, che è la presidente dell'associazione che si occupa delle ragazze vittime della tratta, quindi dobbiamo sapere che molte di queste persone sono persone che non sono lì per la propria volontà, ma sono sfruttate, e quindi c'è un tema umanitario e sociale che deve essere affrontato. Dopodiché lo stesso tema deve essere affrontato dal lato della, diciamo, sicurezza, diciamo, del disagio, no? Ecco. Ed è un dato di fatto che c'è stata un'esplosione da questo punto di vista.
A me pare che questa amministrazione sembra che stia venendo fuori come al supermercato, prendi tre e paghi. No, ma il problema è sempre quello di prima che dicevo. Con questa amministrazione c'è una ci sono tante belle parole e zero fatti dal punto di vista della sicurezza e del controllo della città. Qui in piazza Gramsci o del Rosario, per noi novaresi, continuano ad esserci i nostri amici con tanto di birra in vetro. Non è cambiato assolutamente nulla, o meglio, secondo me è peggiorata. È peggiorata perché nei miei ultimi mesi qui non c'era più nessuno. E i rapporti che noi avevamo con questore, polizia, con prefettura, erano rapporti concreti, si faceva meno fumo e più sostanze. Qui si fanno delle grandi parole e il risultato è 157. La settimana scorsa due risse e una violenza carnale. Abbiamo visto 157 signorine o signorini. Anche qui il problema è la prevenzione, anche qui è andare in stazione probabilmente e bloccarli. E da quel punto di vista lì io credo che dopo un anno di amministrazione il tempo delle chiacchiere sia finito, sia arrivato il tempo dei fatti. Stiamo ad attendere ancora un po'. Ringraziamo della gentilezza il consigliere Ballarè, ci risentiamo alla prossima se ci sono novità. Grazie a tutti. Grazie a voi.